sorpresa oggi, perché? Perché così? Perché certe volte, in certe giornate, così ci sono degli amici che passano a trovarci. Noi siamo felicissimi di questo, e in questo particolare caso mi rivolgo a Claudio e Pier dei Palasport. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti, ciao. Allora, ho sentito c'era un po' di traffico di là, no, in redazione. Ho detto, ma che succede? Perché mi sono affacciata e c'erano loro. L'ho detto, perché non venite in diretta? Dai, perché non venite a fare questa cosa? So che ci sono tante persone che stanno seguendo in questo momento, no? Sulla visual radio del sito Radio Città della Putuit, ma anche su 96.5 FM. E la prima domanda che mi viene in mente è: ma quanti strumenti avete? Eh? Beh, colpa di 50 anni e più. Sì, 50 anni loro e 25, non ricordo più. Ma neanche i nostri. La vostra è una lunga carriera anche, ragazzi. Sì, sono anni che ormai inseguiamo questo progetto, e queste cose poi negli anni crescono e abbiamo ovviamente da fan, siamo nati fan. Certo. E da fan e musicisti abbiamo cercato quello che ascoltavamo dei dischi, ascoltavamo nei concerti, ascoltavamo in genere. Abbiamo delle vostre foto di repertorio da giovani. Però non le facciamo non vedere. Non le facciamo vedere, che mi sembra anche il caso. Però, tutti quanti ormai vi vedono e vi hanno visto anche sui canali nazionali, no? Con i vostri progetti, con la tribute band ufficiale, lo ricordiamo, dei Pooh. Loro sono i Palasport. Adesso ci ha parlato Pier, ma sentiamo Claudio. Claudio, allora, qual è la cosa più bella che ti porti da queste esperienze televisive? Quest'anno sì, ci sono capitate delle cose davvero fantastiche. Partendo da, sicuramente ti riferisci a Tagli e Quali. Sì. Una sì, trasmissione sì. Che diciamo rappresenta tutto quello che noi facciamo e abbiamo fatto in tutti questi anni. Cioè imitare, o meglio, studiare il personaggio nelle parti vocali, strumentali, il passettino più che l'abito, il parrucco, il trucco. Però questo è trucco e parrucco, ecco, è una cosa che voi fate comunque, giusto? Sì, è una cosa, cioè, che facciamo già da di anni. Solito, ma da anni. Perché noi l'abbiamo sempre detto, quello che facciamo, o meglio dire, come noi viviamo il tributo, come crediamo che sia giusto vivere il tributo, è uno spettacolo teatrale. Certo. Noi facciamo i musicatori sul palco, quindi sul palco effettivamente facciamo la parte di altre persone, quindi è giusto che, come in uno spettacolo teatrale, come in tante altre ricostruzioni, ci siano i costumi, ci sia il trucco, ci sia tutto quanto. Certo, poi, giusto. Gli strumenti, vi chiedevo questo all'inizio perché avete gli strumenti originali, è corretto questo? Sì, siamo riusciti a trovare alcuni, le batterie ad esempio le abbiamo acquistate praticamente quasi tutte. È successo. Ah, quindi vi siete accaparrati tutte le batterie, sì, dei Pooh? Sì, quello sì, ma proprio da Stefano nel febbraio del 2020, questa è, quando lui ha lasciato tutto quanto, ci siamo sentiti e siamo custodi, diciamo, di tutta questa okay, strumentazione. Quindi okay. Oltre alle batterie anche tutte le percussioni, i suoni, tutto quello che ha rappresentato D'Orazio nel... Che voi avete però omaggiato qui a Taranto, è vero? Certo, ne parla magari lui. Sì, Claudio, vai. È un progetto particolare. C'è Pier che parla un po' di più, ma tu devi dirci qualcosa. Abbiamo pensato a un anno dalla scomparsa del grande Stefano, di ricordarlo in una maniera musicale, artistica, un po' a tutto tondo, perché abbiamo invitato degli amici, non solo musicisti, e persone che avevano anche fatto parte della collaborazione artistica. Sapete che Stefano ha scritto dei fantastici musical, quindi performer, quindi abbiamo unito l'arte della danza, del canto, della recitazione, per ricordare Stefano, come? Con brani cantati o scritti da lui, interpretati in tutte le forme espressive, ma anche da band che, come noi, omaggiano altri artisti. Quindi era un incrocio di espressione, sentir cantare un brano dei Pooh da una voce che magari era, abbiamo chiamato l'amico... Che interpreta quello famoso Aldo lì, Cosa, quello che come Aldo si chiama? Cosa che interpreta Vasco Rossi, che a Taranto lo conosciamo bene, no? E tanti altri, e amici che sono venuti anche appositamente da fuori. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere Graziano Galatone, che di musical sappiamo. Se ne intende un pochino, ciao Graziano. Ragazzo, ne ha fatti un po'. E tutto questo la presenza
di Tiziana Giardoni, che è la moglie, sì, e la figlia anche. Spot, Silvia. spot, perché non abbiamo più tempo, ma due parole sull'emozione, su cosa vi ha detto la moglie? Beh, lei ci siamo lasciati una promessa il primo anno, che non doveva essere la prima e l'ultimo, l'unico ricordo, okay, ma un'abitudine che abbiamo preso, e infatti quest'anno siamo arrivati alla seconda edizione. Faremo la terza, deve diventare, cioè, un appuntamento fisso con tanti ospiti, come avete detto, perché poi ci sono tutte le arti, no? La recitazione, la musica, c'è suppongo anche la lettura di alcuni testi. Abbiamo anche collaborato con degli attori che hanno appunto recitato delle parti. E quindi questo diventa un appuntamento fisso. Ogni promessa è un debito, come si dice. Stiamo già lavorando alla prossima edizione, perché poi ogni anno diventa una sfida il trovare l'artista giusto per poter omaggiare un brano piuttosto che qualcos'altro. Certo. L'ultima domanda tecnica: i brani sono riarrangiati o sono come originali. Gli originali? Ok, perfetto. Allora io ringrazio Claudio e Pier de Palasport qui su Partecipiamo Taranto su Radio Cittadella. Grazie ragazzi, a presto, grazie, un abbraccio. Grazie, ciao. Un abbraccio a tutti.